cresciute. Sono infatti ben 64 gli appuntamenti diffusi in tutto il territorio comunale tra incontri, conferenze, mostre, film, presentazioni di libri e molto altro. Naturalmente abbiamo avuto la necessità di modificare le modalità organizzative e pertanto il palinsesto degli eventi si svolgerà in modalità online con l'utilizzo dei canali social, con dirette streaming o con eventi trasmessi in diretta. O in differita. Tutto sarà consultabile dal sito del Comune di Venezia, da una pagina web che è stata espressamente dedicata al giorno della memoria. Un'organizzazione quindi che naturalmente ha richiesto uno sforzo maggiore da parte di tutti, ma che rappresenta comunque un'occasione per allargare la partecipazione dei cittadini e dare accesso a un numero maggiore di fruitori di ogni età e da ogni luogo. Oltre alla consueta collaborazione tra l'amministrazione comunale, la comunità ebraica di Venezia, i vari enti, istituzioni culturali cittadine, che annualmente arricchiscono il calendario di quello che abbiamo più volte definito il mese della memoria, quest'anno per la prima volta e con grande onore siamo lieti di comunicarvi la preziosa collaborazione della Fondazione Teatro La Fenice e del MIBAC. La cerimonia cittadina sarà trasmessa in diretta streaming proprio dal Teatro La Fenice il giorno domenica 24 gennaio dalle ore 11, con gli interventi del Sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, del Presidente della Comunità Ebraica di Venezia Paolo Gnignatti, in memoria di Amos Luzzatto. Il Teatro Goldoni, da sempre coinvolto nelle celebrazioni, terrà invece a battesimo il 27 gennaio alle ore 11 una cerimonia dedicata interamente ai giovani, in particolare agli studenti delle scuole superiori, con la trasmissione in differita streaming del racconto teatrale dal campo di calcio ad Auschwitz. Nella programmazione delle iniziative per il Giorno della Memoria riveste ovviamente anche quest'anno un posto centrale la cerimonia della posa delle pietre di inciampo. L'evento si potrà seguire in diretta streaming lunedì 25 gennaio alle ore 9:30 con partenza dal campo del ghetto. Poi Arianna Gambirasi vi darà i dettagli. È prevista quest'anno la collocazione di 15 pietre di inciampo, raggiungendo così il numero totale di un centinaio di pietre, proprio a dimostrazione dello spirito con il quale Venezia ha voluto restituire identità a persone innocenti che furono indotte a perderla nell'orrore dei campi di sterminio. Prima di concludere il mio intervento e di lasciare la parola agli altri relatori, desidero rivolgere a nome mio, del sindaco e di tutta l'amministrazione comunale un sentito ringraziamento a quanti rendono possibile ogni anno la realizzazione di questo intenso percorso della memoria. Venezia rimane senza dubbio una delle città più vive, attive e impegnate nel concepire questa ricorrenza, che diventa ogni anno sempre più un'occasione di riflessione storica, civile e culturale, che affonda le sue radici nel tessuto sociale della città e che intende coinvolgere in questo processo di consapevolezza soprattutto le nuove generazioni. Che questo impegno diventi sempre più un faro per le azioni quotidiane di tutti noi, un impegno personale, civile e morale, volto a contrastare qualsiasi forma di violenza, di odio, di intolleranza, di indifferenza, perché certi errori del passato non si ripetano mai più e affinché si riesca a costruire un presente e un futuro di pace. Grazie, per l'attenzione. Io passerei subito la parola a Paolo Navarro Dina, rappresentante del Consiglio della Comunità Ebraica di Venezia.
Ecco, buongiorno, mi sentite? Mi tolgo la mascherina così tanto siamo ben distanziati. Sì. Buongiorno a tutti. Ovviamente noi siamo come sempre molto emozionati per queste iniziative e per come si è sviluppato il lavoro di quest'anno, come negli anni scorsi, nella nostra città. Mi preme subito fare un ringraziamento all'amministrazione comunale, come Consiglio della Comunità Ebraica, per l'abnegazione e il ruolo che è sempre stato svolto dai funzionari del comune e dall'organizzazione del comune stessa su queste manifestazioni che ormai sono diventate una tradizione per la nostra città. Noi abbiamo sempre davanti a noi la sfida, una sfida che ci portiamo avanti da molti anni, da quando è stata istituita il Giorno della Memoria e poi anche e soprattutto dal 2014 con le pietre d'inciampo. Credo, come siamo tutti testimoni, sia fondamentale, centrale, mantenere viva la memoria, che non deve essere una memoria passiva, non deve essere una memoria fatta soltanto di rievocazioni, ma deve essere una memoria, mi permetto di dire, in qualche maniera militante, cioè nel senso che ci deve sempre porre l'attenzione nei fatti e le occasioni per ricordare e ricordarci quello che è stato. In questo senso, siamo sempre stati e riteniamo che una delle parti importanti sia quello di ricordare a noi stessi il valore degli eventi che caratterizzarono la Seconda Guerra Mondiale dal punto di vista nella loro tragicità e anche nel loro sviluppo. Crediamo anche che ci sia una grossa responsabilità degli enti locali in questo e che devono farsi testimoni di quegli eventi e soprattutto favorire il ricordo. Le pietre d'inciampo sono per noi l'aspetto principale, nel senso che ci permettono di ricordare persone scomparse e che rievochiamo la nostra memoria. Abbiamo fatto un piccolo censimento insieme alle associazioni che organizzano le pietre d'inciampo, il Centro Tedesco di Studi Veneziani, l'Iveser e il Consiglio d'Europa che ci aiuta con il suo patrocinio. Abbiamo verificato che dal 2014 a quest'anno abbiamo posizionato complessivamente, come ha detto la Presidente Damiano, 105 pietre. Ed è curioso anche perché ci ha consentito di verificare che abbiamo posato 96 pietre dedicate a deportati razziali, 5 pietre a deportati politici, uno ad un internato militare, una pietra collettiva all'ospedale psichiatrico di San Servolo, una all'ospedale civile e uno davanti alla casa di riposo israelitica. Per quel che riguarda la distribuzione territoriale, che ci ha consentito anche di verificare così la residenza degli ebrei o comunque delle persone deportate dalla nostra città, abbiamo verificato che ci sono 67 pietre a Canareggio, 19 a San Marco, 10 a Castello, 2 a San Polo, 1 a Dorsoduro, 1 a Santa Croce, 4 a Lido e 1 all'isola di San Servolo. Ecco, noi non abbiamo ancora finito il nostro compito perché purtroppo le pietre dovremmo arrivare al numero di 246, che è il numero complessivo degli ebrei veneziani deportati nei campi di concentramento, ai quali si aggiungono quelli degli internati militari e dei perseguitati politici che sono finiti nei lager. È un lavoro impegnativo che ci deve, secondo me, ci deve consentire di andare avanti e credo che questo sia un compito che si assume tutta la città. Grazie. Grazie Paolo. Darei la parola a Fortunato Ortombina per il Teatro La Fenice. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Grazie. Buongiorno. Buongiorno a tutti e per questa occasione voglio dire grazie alla comunità ebraica, al Comune di Venezia, per fare quest'anno alla Fenice la cittadina. E il mondo della musica non era assolutamente rimasto intonso prima dalle leggi e dalla censura, prima delle leggi razziali,
e poi con l'arrivo delle leggi razziali che addirittura avevano sintetizzato molto bene come proprio gli ebrei non dovessero essere ammessi a nessuna forma di attività musicale. E quindi anche la Fenice purtroppo è stato uno dei luoghi dove sono state individuate persone che lavoravano e che sono dovute, che sono state arrestate e che sono partite. E quest'anno naturalmente siamo costretti, come tutti sappiamo, il mondo dello spettacolo deve fare attività al chiuso. E quindi la modalità mi dispiace che dopo tanto tempo che non si fa la Fenice e la giornata della memoria debba avvenire proprio in questo modo, però ci abbiamo tenuto comunque, e dopo gli interventi del sindaco e del presidente della comunità ebraica abbiamo disegnato, diciamo, una cosa che non ho voluto che fosse chiamata concerto. Non è un concerto questo. Ci sarà musica, ma non abbiamo voluto chiamarlo concerto. Questo deve essere proprio parte di una celebrazione, ecco. Quindi come quando si va a messa, che c'è il coro che canta. Il coro non fa un concerto, il coro prende parte alla messa, per fare un esempio. Ecco, quindi abbiamo proprio tolto la parola concerto dalla locandina ed abbiamo con il coro della Fenice, naturalmente, eseguiremo due brani che ci sono nel nostro grande repertorio, e tratti dalla storia che viene la fonte letteraria e la Bibbia, in questo caso, che è il Nabucco di Verdi, con il primo coro, quello proprio gli arredi festivi, i giocadano infranti, di quando gli ebrei sono nel Tempio di Gerusalemme a pregare e vengono interrotti dal nemico che viene a portarli via. Il secondo coro, naturalmente, è quello dei cori ebrei, del coro dei prigionieri ebrei, il va pensiero, che cantano in un canto di prigionia, in riva all'Eufrate, al fiume Eufrate, nell'odierno, allora era la Mesopotamia, adesso si chiama Iraq, quella zona. E i due pezzi saranno intervallati dall'intervento di una giovane cantante di queste parti, Valeria Girardello, che canterà due brani, uno col pianoforte e uno con la fisarmonica, che furono scritti da questa compositrice cecoslovacca che fu internata nel campo di Theresienstadt e che proprio aveva dedicato, lei era una scrittrice, una poetessa che aveva scritto tante cose per bambini, e sono due brani, proprio uno parla di una passeggiata nel campo di Theresienstadt e l'altro invece l'ultimo, la parte musicale di questa celebrazione finirà con la cantante che canterà la Ninna Nanna che Ilse Weber aveva composto in campo di concentramento per i bambini del campo di concentramento. Per quello che sappiamo, i campi di concentramento erano pieni di musicisti. Ci sono tantissime le cronache in cui si vedono orchestre fatte di prigionieri, bande fatte di prigionieri, vengono fuori sempre più notizie ed è un ambito sempre, sempre più studiato. E quindi ritenevo doveroso che questa cerimonia cittadina, che per anni addirittura non era, perché lo dico ovviamente simpaticamente, però avevo notato, no, che da quando è andato via Chiarot la comunità ebraica non aveva più fatto il giorno della memoria alla Fenice. Allora dico, non sarà perché è andato via Chiarot. Allora mi sono fatto sentire e quindi ho capito che non era per questo motivo, insomma. Quindi l'abbiamo sempre fatta al Malibran e ci tengo, siamo veramente tutto il teatro che sta come tutta Venezia attraversando un periodo molto difficile. Adesso stanno per finire un periodo di cassa integrazione come tanti, ma per questo appuntamento veramente tutto il teatro, anche quelli che quel giorno non si vedranno, partecipano tutti sentitamente. Grazie.
Grazie mille e procederei con l'avvio di un video di Luisella Pavan-Wulff, direttrice del Consiglio d'Europa, Ufficio di Venezia, che purtroppo questa mattina non ha potuto essere qui con noi. Prego. Buongiorno a tutte e a tutti. La rappresentanza italiana del Consiglio d'Europa, che come voi sapete ha la sua unica sede a Venezia, è onorata di unirsi anche quest'anno, come in passato, all'amministrazione comunale e alle tante associazioni, espressione della società civile, che commemoreranno la giornata della memoria. Forse non tutti sanno che fu nel 2002 che il Consiglio d'Europa si fece promotore dell'idea di una giornata della memoria per ricordare l'Olocausto. Poi questa giornata divenne mondiale ed è ora la giornata internazionale che ha luogo ogni anno in tutti i paesi del mondo. Sotto l'egida delle Nazioni Unite. Noi quest'anno organizzeremo una serie di eventi, molti tra i quali sono rivolti in modo particolare ai ragazzi delle scuole e agli studenti delle università, perché pensiamo che sia importante far vivere e continuare il ricordo soprattutto tra le nuove generazioni. Organizzeremo un video e del materiale didattico che invieremo alle scuole di Venezia sul tema dei bambini della città di Terezin, bambini ebrei del ghetto di Terni, i loro disegni e i loro sogni. Questo evento sarà organizzato in collaborazione con l'associazione I Figli della Shoah, con il Museo Ebraico di Venezia e con Coop Culture. Sullo stesso tema della città che Hitler costruì per gli ebrei, e la seconda iniziativa di questa giornata della memoria, iniziativa che noi organizziamo con il circuito cinema del comune di Venezia, una proiezione del documentario di Michele Buongiorno, la città che Hitler regalò agli ebrei. Una proiezione che sarà disponibile per tutta la cittadinanza. L'Olocausto fu l'eccidio degli ebrei, ma fu anche lo sterminio dei Rom e dei Sinti. Per ricordare il Porajmos, noi organizzeremo la proiezione di un video che racconta la storia dei Rom nel campo di concentramento di Saremo anche presenti in altre manifestazioni, in altri eventi, prima fra tutti la posa delle pietre di inciampo, ma anche dei momenti di riflessione organizzati da Ca' Foscari, dall'Università Ca' Foscari e dal Club UNESCO di Venezia. Primo Levi disse che se comprendere è impossibile, ricordare
è necessario, perché quello che è successo potrebbe ripetersi ancora. La giornata della memoria deve servire quindi a tutti noi per riflettere sul passato, ma deve essere anche una specie di campanella di allarme per le coscienze di tutti e di tutte noi. Ringrazio veramente di cuore la Presidente Damiano, il Sindaco Brugnaro, l'amministrazione comunale di Venezia che con tanta passione, con tanto impegno ogni anno coordina quella che è diventata una serie veramente importante di eventi con tante tante associazioni veneziane, una serie di eventi che cresce ogni anno in numero e qualità. Grazie davvero, grazie di cuore. Bene, ringraziamo la direttrice. Passerei a Giovanni Sbordone, direttore Iveser. Grazie, buongiorno. L'Iveser, l'Istituto Veneziano per la Storia della Resistenza, partecipa attivamente anche quest'anno alle iniziative per il Giorno della Memoria. Sono una decina appunto le iniziative organizzate dall'Iveser o a cui l'Iveser partecipa, non le elencherò ovviamente per non annoiarvi, rimando al programma completo presente sia sul sito del Comune che per quanto riguarda l'iniziativa dell'Iveser sul sito dell'Iveser. Accennerò solo telegraficamente ad alcune iniziative. Beh, si è già parlato della posa delle pietre d'inciampo, appunto, di cui l'Iveser è uno degli attivi organizzatori. Ricordo anche che l'Iveser cura la pagina web con la mappa delle pietre d'inciampo presenti a Venezia, che come abbiamo sentito supera quest'anno il centinaio, quindi la mappa anche con tutte le informazioni relative alle singole pietre d'inciampo. Telegraficamente, alcune altre iniziative. Beh, il 25 gennaio all'Ateneo Veneto, o meglio naturalmente il pubblico a distanza, ma è un'iniziativa organizzata con l'Ateneo Veneto, la conferenza di Ilaria Pavan, Riparare, Restituire, Ricordare, che rilegge, diciamo, le vicende della persecuzione della Shoah da una prospettiva originale, cioè quella del dopoguerra, perché naturalmente per i sopravvissuti la vicenda non si conclude con il 25 aprile, c'è tutta una serie di problemi anche diciamo amministrativi, di reinserimento nella vita civile, professionale, di appunto risarcimento, eccetera, e quindi una serie di vicende burocratiche che però testimoniano chiaramente anche la difficoltà con cui l'Italia dell'immediato dopoguerra rilegge e rielabora quei fatti drammatici. Questo è il 25 gennaio. Il 26 gennaio verrà ricordata Olga Blumenthal, docente di tedesco, lettrice di tedesco a Ca' Foscari, vittima della deportazione e inghiottita dal campo di Ravensbrück. L'ultima iniziativa a cui voglio fare brevemente cenno è il 29 gennaio, un itinerario di nuovo sulle pietre d'inciampo. L'Iveser si sta specializzando, diciamo, sta dedicando molta attenzione a questa forma di memoria, che sono gli itinerari della memoria, gli itinerari guidati che per diversi, diciamo, periodi storici ricordano le vicende storiche ripercorrendo fisicamente i luoghi in cui la memoria di quegli eventi è conservata o in cui quegli eventi sono avvenuti. In questo caso, attraverso un percorso su alcune delle pietre d'inciampo si appunto ricorderanno e ricostruiranno quegli avvenimenti. Mi fermo qui, mi scuso se non ho citato tutte le associazioni che hanno, i soggetti che hanno collaborato a queste iniziative, ma naturalmente non è questa la sede per dilungarsi. Vorrei solo aggiungere un'altra cosa, e cioè che sono quest'anno 20 anni che a Venezia e in Italia si celebra il Giorno della Memoria. Infatti la legge istitutiva per l'Italia è dell'estate del 2000 e quindi il primo Giorno della Memoria è stato celebrato nel gennaio 2001, esattamente 20 anni fa. Se non vado errato, in quel primo anno c'erano due iniziative nel programma ufficiale, adesso, come abbiamo sentito, sono diverse decine. Questo per dire quanto in questi anni il Giorno della Memoria si è cresciuto di importanza e appunto, di partecipazione. Va anche detto che quasi fin dall'inizio a Venezia è stata la presidenza del Consiglio Comunale a farsi carico di questa organizzazione, soprattutto a coordinare il numero sempre maggiore di soggetti e di associazioni che partecipano, e quindi questo va riconosciuto alla Presidenza del Consiglio che continua in questo impegno. Come dicevo, in 20 anni il Giorno della Memoria è aumentato moltissimo come volume di iniziative ed è diventato probabilmente la data più importante del calendario civile in Italia
per numero di iniziative, partecipazione e appunto, seguito mediatico, diciamo così. Va però ricordato che il giorno della memoria non può essere isolato dal resto dell'anno, né in senso etico-civile né in senso storico. Mi spiego meglio. La memoria della deportazione, della persecuzione razziale, dello sterminio, della Shoah, sono sicuramente la memoria con la M maiuscola, ma non possono essere un assoluto, non possono essere slegati da tutto quello che ci sta attorno, dalla conoscenza di quel periodo storico, di quella fase storica. Se no, si arriva al paradosso di poter dire che il fascismo ha fatto anche cose buone, salvo poi inciampare accidentalmente, nella Shoah, nella persecuzione, nello sterminio di una parte della cittadinanza di questo paese. Ovviamente questo è un ragionamento assurdo che però purtroppo dobbiamo spesso sentire. Quindi importante il giorno della memoria, ma importante la memoria di questi eventi, ma inserita in un approfondimento, in una conoscenza di tutta quella fase storica. Grazie alla Presidenza del Consiglio Comunale per questo invito e ringrazio tutti. Grazie. Grazie. Passiamo a Petra Scheffer per il Centro Tedesco di Studi Veneziani. Ti ringrazio per la collaborazione, per la presenza e per l'amicizia, ovviamente. Grazie Presidente, buongiorno da casa, anche al Centro Tedesco Studi Veneziani siamo in smart working. Vi porto i saluti dalla direttrice Marita Lieberman, che vi ringrazio per l'impegno enorme e sarà presente e parteciperà attivamente alla deposizione delle pietre d'inciampo lunedì prossimo e spero che poi diffonderemo anche le modalità di partecipazione che purtroppo quest'anno non potrà essere, diciamo, nella cosiddetta Meet World, una nuova parola che ho imparato, ma sarà in via digitale. E anche per questo impegno di fare una diretta Facebook il giorno delle pietre d'inciampo, ringrazio il Comune. Grazie a tutti, buongiorno. Grazie Petra. Arianna Gambirasi, che ci darà i dettagli per la deposizione delle pietre d'inciampo. Grazie Arianna. Sì, buongiorno a tutti. E, come già è stato anticipato, quest'anno, causa il momento storico e non solo che stiamo vivendo e il problema dell'epidemia che è in corso, come tutti sappiamo, non è possibile partecipare in presenza alle varie manifestazioni, tra cui, nel caso specifico, alla deposizione delle pietre d'inciampo. È proprio per questo che ci è venuto in mente di utilizzare i mezzi tecnologici di cui per fortuna in questo caso disponiamo e organizzare una diretta che sarà trasmessa sul canale Facebook del Comune di Venezia, quindi sarà molto facile accedervi, per permettere a chiunque lo desideri, dal divano di casa piuttosto che dall'ufficio o dal luogo in cui si trova, di partecipare quantomeno alla prima parte della cerimonia. Quindi la diretta inizierà alle 9:30 di lunedì 25 e durerà, adesso io lo dico in modo indicativo, poi ovviamente è tutto in diretta e già ci scusiamo se magari ci potrà essere qualche problema, qualche intoppo, ma insomma è proprio il bello della diretta. E durerà circa mezz'ora, massimo 40 minuti, questo l'abbiamo concordato anche con il nostro ufficio stampa. E quindi quello che verrà proiettato a chi lo desidera sarà appunto la parte iniziale, quindi la cerimonia di apertura, dove parleranno le persone che stanno parlando anche adesso, in apertura la Presidente del Consiglio, la dottoressa Ermelinda Damiano, e poi appunto il Centro Tedesco di Studi Veneziani, e poi l'Iveser, e poi i rappresentanti della comunità ebraica, e poi il Consiglio d'Europa, eccetera, eccetera. E cercheremo di far vedere la posa, quantomeno pensiamo delle prime due pietre d'inciampo, che saranno messe davanti alla casa di riposo israelitica. Quindi ci si troverà alle 9:30, un pochino prima in realtà, direttamente in ghetto, e si comincia con le pietre appunto che saranno, lo ripeto, che saranno messe davanti alla casa di riposo. Questa cosa simbolicamente ha un suo valore perché la cerimonia dell'anno scorso si è conclusa con la posa delle ultime pietre dell'anno 2020 davanti alla casa di riposo israelitica. Quindi ripartiamo da dove avevamo lasciato l'anno scorso. E quindi l'idea è quella proprio che la memoria in realtà non finisce, non si esaurisce e non è una linea retta, ma è qualcosa di circolare.
Dopodiché chi fisicamente sarà presente continuerà naturalmente con la cerimonia, continuerà ad assistere, ma la diretta poi, lo ripeto, dopo un tempo di circa mezz'ora verrà finita, verrà interrotta. Questo per quanto riguarda le note molto, molto tecniche e pratiche. Mi dicono di dare alcune indicazioni estremamente concrete, perché ci sono circa 60 eventi e manifestazioni che vengono pubblicizzati quest'anno nel sito del Comune di Venezia, e queste manifestazioni, che sono parecchio numerose, prevedono anche dei link, cioè prevedono che ci siano delle dirette oppure delle differite in streaming, prevedono dei webinar, prevedono delle presentazioni multimediali e molto altro. Quindi serviranno dei link per permettere a chiunque lo desideri di accedere e di parteciparvi. In questi contenuti che noi stiamo pubblicando in rete mancano alcuni di questi link. Allora, preghiamo tutti coloro che sono coinvolti in questo senso di inviarci questi link al più presto, veramente in tempi brevissimi, perché la nostra è una corsa contro il tempo e ci vuole molto tempo per inserire questi dati. Quindi preghiamo di inviarli entro oggi, al massimo entro domani, direi a metà giornata, in modo che riusciamo ad inserirli e che chi desidera connettersi a tutte le varie manifestazioni che sono previste possa farlo senza alcun problema, perché poi il rischio è che si cominci a contattare il nostro ufficio stampa, che però magari non ha le risposte, poste, eccetera, eccetera. Quindi l'appello che vi facciamo come comune è proprio questo: per cortesia, chi è coinvolto nella cosa, mandi i link. E questo è molto importante. Grazie a tutti, grazie per l'attenzione, e naturalmente vi diamo appuntamento virtualmente, quantomeno, lunedì 25 alle 9:30. Grazie mille. Grazie Arianna. Allora direi che Paolo Navarro Dina interviene subito per dare i nomi delle pietre. Sì, ecco. Ecco. Allora, a vostro beneficio vi dico i nomi delle pietre d'inciampo che verranno poste quest'anno. Abbiamo la famiglia Todesco, Eugenio Todesco, Ida Dina Todesco, Bruno Todesco, Emilio Todesco, Mario Todesco, Sergio Todesco. È un unico nucleo familiare. Abitavano a San Marco 1991. Poi abbiamo Arrigo Iesurum, Castello 6222. Andiamo a ricomporre il nucleo familiare di cui avevamo messo le pietre l'anno scorso. Canareggio 1180, Eugenia Franco Pitteri. A Canareggio 1150, Susanna Calimani Nakamulli. Nakamulli con una como solo centrale. Poi Canareggio 5400, Adele Almansi. Canareggio 2874, Regina Abolaffio. San Marco 3242, Fernanda Ascoli. Canareggio 2874, che è la casa di riposo, Rosa De Leon. San Marco 512, Giuseppe Todesco. San Marco 4672, Emilio Scarpa, ed è stato arrestato come politico. Sono tutti stati deportati ad Auschwitz, poi magari vi diamo la scheda. Mentre Emilio Scarpa è morto a Mauthausen. Ripeto, anche dicevo prima, mi è stato chiesto di ridare i numeri generali delle pietre d'inciampo depositate a Venezia. Le scandisco più lentamente: sono 96 pietre per deportati razziali, 5 per i politici, un internato militare, poi abbiamo 3 pietre collettive, la prima a San Servolo, la seconda all'ospedale civile, la terza davanti alla casa di riposo israelitica. Per quel che riguarda la distribuzione territoriale delle pietre, sono 67 a Canareggio, 19 a San Marco, 10 a Castello, 2 a San Polo, una a Dorso Duro, una a Santa Croce,
4 al Lido e poi c'è quella di San Servolo. Grazie Paolo, ringrazio anche i rappresentanti delle municipalità in collegamento, vedo Alvise Mason, Enrico Giorgiutti, Paola Tommasi, insomma anche le municipalità partecipano alle iniziative per il Mese della Memoria. E vi chiedo di prenotarvi nella chat per gli interventi e vi chiedo la cortesia di essere brevi, ecco. Inizierei, vedo già delle prenotazioni di intervento, Silva Menetto. Buongiorno, buongiorno a tutti, spero che mi sentiate. Io intanto volevo ringraziare come sempre tutta l'organizzazione di questa giornata, anche a nome dell'Ateneo Veneto, del nostro presidente, che purtroppo a causa del Covid è bloccato in questo momento a Roma. E quindi quello che avevamo anticipato come la posa di una targa all'interno dell'Ateneo a ricordo dei soci che erano stati epurati a causa delle leggi razziali dovrà per forza essere fatto slittare, purtroppo, e noi speriamo di poterlo fare, anzi, in presenza con la comunità ebraica, con la Presidente del Consiglio, in maniera da dare ancora più risalto a questo nostro gesto che è anni che meditavamo. Le iniziative dell'Ateneo Veneto sono tutte online, tutte sul canale YouTube dell'Ateneo Veneto, e vogliamo precisare che anche quest'anno moltissime persone si sono rivolte a noi come ente di riferimento, diciamo come istituto di riferimento, dove poter svolgere queste attività. Ne ha già parlato Sbordone con l'Iveser e credo che ne parleranno a breve anche Placella e gli altri che ci hanno aiutato a fare questo programma, che comunque anche quest'anno è abbastanza corposo. Abbiamo 5 eventi e vi chiediamo di aiutarci in caso non siano delle dirette, perché abbiamo una diretta che andrà in onda una sola volta con la proiezione del film di Faenza, Iona che visse nella balena, e per motivi di diritti SIAE andrà in onda una sola volta e non sarà possibile rivederlo. Gli altri sono recuperabili tutti sul programma, sul canale YouTube dell'Ateneo Veneto. Grazie. Grazie Silva. E Gianluigi Placella. Non la sentiamo, attivi l'audio per favore. Eccomi, mi sentite? Sì, prego. Ecco, ringrazio la Presidente Damiano, chiedo, do il buongiorno a tutti e a tutti, faccio una brevissima considerazione e poi lascio la descrizione del nostro contributo ad Antonio Beninati, che fa parte del nostro direttivo. Noi pensiamo che queste iniziative hanno lo scopo di tenere viva la consapevolezza dei crimini del nazifascismo, ma perché questa commemorazione non sia rituale bisogna collegarla al presente. E il presente è che nell'imminenza del giorno della memoria rappresentanti delle istituzioni esibiscono comportamenti che sotto una veste di leggerezza manifestano nostalgie apologetiche, riabilitando il fascismo e con ciò disconoscendo la Costituzione antifascista su cui hanno giurato. E ancora di più se si tratta di un assessore all'istruzione che per il suo ruolo incide nella formazione delle basi di conoscenza degli studenti e che pertanto dimostra la necessità che abbandoni quel ruolo, dando le dimissioni che anche la sezione Sette Martiri, anche oggi, chiede formalmente. La nostra associazione fa della conoscenza del fascismo il suo scopo e quanto abbiamo segnalato dimostra quanto è sempre più necessario che l'ANPI parli di quelle responsabilità nelle scuole. Solo attraverso un percorso di conoscenza si può distinguere la violenza della dittatura dalla libertà della democrazia. Da questa amministrazione che ringraziamo per l'impegno così partecipe alle celebrazioni del giorno della memoria e dal sindaco che il 24 gennaio terrà il discorso commemorativo, ci aspettiamo
che dal richiamo alle aberrazioni di violenza contro popoli europei e africani che il fascismo ha perpetrato, ci arrivi chiaro il messaggio che la commemorazione dei martiri non può disgiungersi dalla condanna di chi di quelle colpe, nella superficialità gaia di una canzone, vuole sorridere. Grazie, lascio la parola ad Antonio Beninati. Sì, prego Antonio Beninati. Non la sentiamo Antonio, mi scusi, deve attivare l'audio. Ecco, Ecco, prego. buongiorno. La nostra sezione Ampi ha offerto la sua collaborazione per la realizzazione di un'offerta ampia quest'anno. Intanto ha collaborato alla realizzazione di un corso di videoproduzione per gli studenti del liceo Marco Polo lo scorso anno. I video così realizzati sono infatti nel programma del Giorno della Memoria. Poi ha dato la sua collaborazione al MIBACT, immagino che sarà poi presentato dalla responsabile, per la realizzazione di un video sulla storia di Ca' Michiel dalle colonne, da Calittoria a Ca' Matteotti, con un'intervista allo storico Giulio Bobbo. Ma il progetto che noi proprio autonomamente presentiamo con la collaborazione di Emergersi è questo. Si propone e si organizza proprio per il giorno della memoria la presentazione online di una graphic novel dal titolo Pugnali Neri. La presentazione si terrà online appunto giovedì 28 gennaio alle ore 18:30. La graphic novel è stata realizzata da Marta Gerardi, Raul Pantaleo e Mario Spallino, che molti di noi già conoscono, almeno in particolare Raul Pantaleo. Noi abbiamo ritenuto, noi dell'Ampi, che la graphic novel, come le altre arti visive, sia un modo sperimentale dalla grande forza comunicativa per affrontare la tragedia storica della Shoah e della persecuzione di tutti i diversi da parte dei regimi nazifascisti. Ambientato nella Roma del 1938, tutti quanti sappiamo l'anno dell'approvazione delle leggi razziali, contribuisce a definire in modo chiaro le responsabilità piene del fascismo mussoliniano nell'opera di diffusione e radicamento delle politiche razziste in Italia, contraddicendo così, e questo mi ricollego anche al collega dell'IVSER, contraddicendo così versioni edulcorate sul carattere moderato del fascismo italiano rispetto al nazismo tedesco. Nello stesso tempo, l'opera che noi presenteremo contiene al suo interno un piccolo compendio della storia italiana della prima metà del Novecento, toccando il grosso problema storico del mito della Grande Guerra. Questo riferimento risulta necessario per una interpretazione più completa del fascismo. Si scopre infatti, leggendo proprio e guardando la storia, che proprio nella guerra affondano le radici storiche, psicologiche e culturali del fascismo, in particolare nel militarismo e nell'autoritarismo di quel tempo, cioè in quella prassi violenta e priva di etica che ha caratterizzato il modo col quale le alte gerarchie militari italiane hanno condotto la Prima Guerra Mondiale. In forma sinestesica, Pugnali Neri, vi faccio vedere, non so se riuscite a vedere la locandina, ecco, ci comunica con la grafica espressionistica scelta da Marta Gerardi e il testo scritto da Mario Spallino, quanto sia importante opporsi a derive autoritarie e razziste e che il primo passo da fare quando si presentano i prodromi di una involuzione politica e abbandonare lo stato di acquiescenza e di indifferenza di fronte a un solo atto di persecuzione e sopraffazione, con la difesa attiva della democrazia. Grazie a tutti. Grazie. Passiamo a Giuseppe Saccà, M9 e anche nostro consigliere comunale. Buongiorno Giuseppe. Grazie, Presidente. Intanto sarò brevissimo, ma ci tengo a ringraziare lei, i suoi collaboratori dell'amministrazione per l'opera di coordinamento che è sempre preziosa, ma ancora più in un anno come questo, che conosciamo tutti le difficoltà in cui viviamo. E
Noi come istituzione siamo un'istituzione giovane, quindi è il terzo anno che partecipiamo al Giorno della Memoria e abbiamo sempre partecipato convintamente, non solo perché ovviamente essendo un museo del Novecento italiano, qui entriamo in uno dei nodi più importanti della nostra storia, non solo della nostra storia. E nei nostri contributi abbiamo sempre cercato di tematizzare un tema specifico e particolare, ossia l'utilizzo della parola memoria. Lo scorso anno, lo ricordo per poi arrivare a spiegare in poche parole quello che faremo quest'anno, ad esempio con Walter Barberis avevamo tematizzato una famosa frase di Primo Levi, che proprio è la memoria umana, recita questa frase, è uno strumento meraviglioso ma fallace. E quindi partendo da questa frase e dalle parole di Barberis, una riflessione sulla memoria dei singoli testimoni che diventa memoria collettiva e condivisa. E qui siamo anche, diciamo, al centro del rapporto che c'è con la disciplina storica. Quest'anno facciamo un passo avanti e entriamo nello specifico di come i musei raccontino la Shoah o cerchino di raccontarla. Quindi io ringrazio per aver accettato il nostro invito Marcella Ansaldi del Museo Ebraico di Venezia, Daniela Di Veroli del Memoriale della Shoah di Milano e che ci accompagneranno in una discussione il 26 gennaio alle ore 18, purtroppo sarà online per gli ovvi motivi, e aiutati da Paolo Navarro Dina che terrà le fila della discussione. E appunto cercheremo di entrare nel merito di come le istituzioni culturali e in particolare museali problematizzino il tema della Shoah e lo inseriscono all'interno di una narrazione ovviamente più complessa. Perché, come è stato detto, non è stato certo un incidente della storia, ma si inserisce, ahimè, quello che è accaduto in filoni che hanno radici ben più lontane, a volte anche ben prima del fascismo, come raccontiamo anche in M9. E tengo a precisare che i nostri incontri, anche questo, saranno di carattere divulgativo. E quindi sarà un incontro che in qualche modo ci permetterà anche di entrare nelle sale dei musei che oggi, ahimè, sappiamo tutti, sono chiuse. E quindi ecco, vi invito a partecipare all'evento che sarà sia in diretta sia sulla pagina Facebook che sul canale YouTube. Grazie. Grazie Giuseppe. Roberta Rider. Buongiorno. Sì, buongiorno. Senti? Sì, sentiamo, sentiamo. Prima vorrei ringraziare Ateneo Veneto per la collaborazione. Ogni anno, il 27 gennaio, l'Italia commemora l'Holocaust nel giorno della memoria con una serie di eventi che coprono un periodo di circa 10 giorni. E ogni anno Musica Venezia partecipa a questa commemorazione con il proprio evento dedicato. Quest'anno si è scelto di presentare arie di Gioachino Rossini dall'opera sacra Mosè in Egitto, le cui vicende sono tratte da Esodo, poiché vi è una stretta correlazione con l'Olocausto. L'Esodo è un momento simbolico nella storia ebraica, che contiene un messaggio universale di rilevanza attuale, la oppressione degli ebrei, che è continuato fino al nostro tempo. Ed è per questo che commemoriamo il giorno della memoria ogni anno. Ricordiamo non solo l'oppressione degli ebrei, bensì l'oppressione di tutti i popoli. Questo deve finire. E noi non dobbiamo ripetere gli errori del passato. C'è un video. Il video si potrà vedere dal 24 gennaio, ore 17, sul canale YouTube dell'Ateneo Veneto con streaming. Grazie Roberta, passerei a Sara De Vido per l'Università Ca' Foscari, sempre in prima linea, sempre preziosissimi per queste iniziative, quindi grazie di cuore davvero a nome di tutta l'amministrazione.
grazie mille alla Presidente Damiano, grazie a tutto il servizio naturalmente per la collaborazione e anche a tutti gli enti che hanno collaborato con noi per le iniziative del giorno della memoria. Noi abbiamo iniziato il 12 di gennaio e posso dire che quest'anno la modalità è stata online e più di 30 studenti hanno partecipato con uno stage aiutandoci a realizzare le puntate radio che sono disponibili tutti i martedì e i giovedì alle 17.30 su Radio Ca' Foscari. Sono delle letture e delle riflessioni. In particolare domani abbiamo alle 17.30 le memorie di Settimia Spizzichino con un commento e le letture degli studenti e delle studentesse di Ca' Foscari. Quest'anno abbiamo anche avuto già un evento dedicato ad Amos Luzzato, proprio ieri, il posto dedicato al volume Il posto degli ebrei, con ospiti Gadi Luzzato Voghera e Milena Santerini. E è stato un bel evento molto partecipato. Noi non pubblicizziamo direttamente il link, ma chiediamo cortesemente la registrazione all'evento, che è disponibile sul sito dell'Università Ca' Foscari. Abbiamo comunicato il link per registrarsi anche al Comune di Venezia. Questo naturalmente per evitare eventuali attacchi su Zoom che sono avvenuti, quindi cerchiamo di controllare gli accessi il più possibile. Se avete difficoltà ad entrare, basta scrivere al nostro ufficio e provvediamo a mandare il link. L'altro appuntamento dedicato ad Amos Luzzato sarà una puntata radio il 26 di gennaio, sempre alle 17.30, che si focalizzerà su Conta e Racconta, e io intervisterò Gadi Luzzato Voghera e ci saranno sempre le letture dei nostri studenti e delle nostre studentesse. È già stato segnalato dall'Iveser l'appuntamento dedicato ad Olga Blumenthal, anche quello con letture dei nostri studenti, e infine il convegno internazionale, cui siamo molto onorati di avere anche i saluti della Presidente Damiano, il 3 di febbraio, che è dedicato al 70° anniversario dell'entrata in vigore della Convenzione contro il genocidio. Ecco, ringrazio tutti. Partecipiamo anche come sostegno all'evento dell'Associazione Italia-Israele, di cui probabilmente vi diranno sempre il 26 gennaio la sera. Grazie molte e vi ringrazio e buona giornata e buona continuazione. Grazie Sara. E adesso, scusatemi che sto scorrendo la chat, Alessandro Cook. Sì, buongiorno a tutti, buongiorno Presidente, grazie per il coordinamento, anche per tutto il lavoro degli uffici. Io volevo solo ricordare due iniziative che organizziamo quest'anno, una come Cinit Cineforum Italiano, in collaborazione con Circuito Cinema del Comune di Venezia, che sarà venerdì prossimo, 22 gennaio. Organizzeremo un incontro con la regista Monica Manganelli, che ha realizzato un bellissimo mediometraggio d'animazione che si chiama Butterfly in Berlin, che parla appunto dell'Olocausto, e comunque devo dire un lavoro molto bello che è stato molto apprezzato anche a livello internazionale. L'anno scorso, per la giornata della memoria, è stato presentato a Berlino all'ambasciata italiana a Berlino. Avremo appunto la possibilità di dialogare con lei, e tutti quelli che vorranno riceveranno il link per la visione del film. Quindi questo è un appuntamento che sarà venerdì alle 17 e sarà nella pagina Facebook del Circuito Cinema Venezia. Il venerdì successivo, il 29, invece sulla pagina Facebook di ANVGD Venezia faremo un incontro conferenza su Monsignor Antonio Santin, che è stato vescovo di Trieste e Capodistria dal 1938 fino agli anni 60. Si sta lavorando perché la figura di Santin entri nel Giardino dei Giusti a Padova, ma già ha avuto dei riconoscimenti a suo tempo in Israele. Siccome si sta lavorando anche per un documentario su Monsignor Santin, parleremo anche di questo, e quindi volevo solo ricordare e segnalare questi due appuntamenti.
ringraziando tutti per la partecipazione e ringraziando la Presidente del Consiglio. Grazie Alessandro. Ci sono altri interventi, vi chiedo di prenotarvi. Anche i giornalisti, se Luca Bagnoli. No, pensavo volesse intervenire. I giornalisti. Sì, era un grazie per le pietre d'inciampo scritte e anche le pietre complessive, insomma, che avevano riportato qui sulla chat. Il grazie era per quello. Bene. Ci sono domande, interventi? Ovviamente vi ricordo che trovate tutti i link delle iniziative sulla pagina web del Comune di Venezia. Ringrazio, se non vedo prenotazioni, io ringrazierei Tiziano Volpin e tutto l'ufficio dei servizi produzione culturali, perché senza di loro... Scusa, Ermelinda, c'è Daniele Spero, mi sembra che ha scritto. Hai visto? Faccio intervenire, concludo questi ringraziamenti doverosi perché sono preziosissimi. E tutte queste iniziative è coordinate in maniera impeccabile, tutto il lavoro che c'è, insomma, credo siano davvero doverosi i ringraziamenti. E Daniele Spero? Daniele, non sentiamo. Non sentiamo nulla. Ecco, mi sentite ora? Sì, sì, prego. Ecco, grazie, scusate, non trovo il microfono. Ringrazio naturalmente la Presidente, Melinda Damiano, tutta l'organizzazione, Tiziano Volpin, per la grande fatica che quest'anno si è poi rivelata maggiore, diciamo, del lavoro in stampa del Depliant. E segnalo soltanto due appunto, appuntamenti curati da me, che sono il 1 febbraio alle ore 17, sempre adesso naturalmente risponderemo sollecitamente all'invito di portare il link o la mail per iscriversi, in collaborazione organizzato dal Club per l'UNESCO, in collaborazione col Consiglio d'Europa, aveva già annunciato Gisella Pavan-Wolfe questa sua partecipazione, e Beit Venezia Casa della Cultura Ebraica. Questo incontro è dedicato alla memoria negata, antisemitismo e diritti umani in Europa, con Giuseppe Goisis e Gisella Pavan-Wolfe. Appunto per passare quest'anno dalla testimonianza ad un'analisi storica. Abbiamo tentato questa appunto unione tra diritti umani e la giornata che non abbiamo potuto celebrare degnamente, con il grande valore che ha acquisito questa ricerca storica nei confronti della Shoah e della memoria negata. Appunto parleremo di negazionismo anche proiettando un filmato a latere, la seduzione della controstoria di Matteo Manfredini. Ecco, proprio perché questo aspetto del negazionismo ha fatto discutere molto sul problema di diritti umani e quindi di diritto alla parola, ai pareri e alla realtà appunto della verità storica di eventi come questo della Shoah. Il secondo appuntamento invece organizzato con il Segretariato Attività Ecumeniche, il SAE, la Comunità Evangelica Luterana, e ancora con Beit Venezia Casa della Cultura Ebraica, avverrà il 7 febbraio alle 17 ed è tutto dedicato alla memoria di Amos Luzzatto. Amos Luzzatto tra scrittura, memoria e dialogo, proprio perché interviene questo incontro all'interno di una grande tradizione che è quella degli incontri di dialogo ebraico-cristiana, che è stata proprio voluta e in qualche modo originata dalla grande ricerca di Amos Luzzatto. Interverranno Claudio Milani, Jörg Kleemann, un pastore appunto luterano, e Gadi Luzzatto Voghera. Cercheremo di toccare appunto questi aspetti, la grande partecipazione alla ricerca nella scrittura, non solo appunto quella biblica ma quella letteraria che poi mano a mano ha preso via nella vita di Amos Luzzatto, alla memoria, il suo grande contributo anche in questo, alla partecipazione politica e naturalmente al lavoro del dialogo, che è stato un dialogo non soltanto tra ebraismo e cristianesimo ma anche con l'Islam, tutto sempre volto all'orizzonte della pace. Questa personalità, e troverete tutto appunto pubblicato nel sito del Comune, personalità poliedrica quasi inesauribile, che è passata dalla religione alla scienza, capite,
filosofia in modo quasi continuo. Era difficile poter ricordare tutto, colmare tutto, ma anche Cafoscari ha dato un grande aiuto e quindi speriamo di vedere molti con noi quel giorno, proprio per l'affetto che ci lega ad Amos. Grazie, ringrazio ancora tutti, lascio la parola. Grazie Daniele, passerei la parola a Renata Casarin, segretariato regionale MIPAT del Veneto. Non la sentiamo. No, non sentiamo. Non sentiamo nulla. Provi ad attivare l'audio. È attivo, però non sentiamo la voce. Le cuffiette. I provi? No. No, l'audio è attivo, però non la sentiamo. No, non sentiamo nulla. Intanto ricordo che il segretariato Veneto MIBAC ha realizzato un video in collaborazione con Iveser e Ampi Venezia sulla storia di Carmichael delle Luci. Adesso? Sì, adesso sì. Bene, c'era un problema di... Grazie, grazie il mio informatico. Sì, grazie. Stava giustamente ricordando... quello che abbiamo voluto proprio fortemente proporre, e grazie che il Comune che ha accolto la nostra proposta, una proposta che è stata accolta poi da Ampi Venezia e da Iveser, perché abbiamo girato un video, girato proprio da Antonio Beninati dell'Ampi con lo storico Giulio Bobbo, per ricordare Ca' Michele delle Colonne, sede del segretariato regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, che è stato un luogo di tortura, di sevizie da parte dei fascisti che avevano deputato questo luogo a sede provinciale del Partito Nazionale Fascista, e qui quindi venivano proprio sottoposte ad interrogatori cruenti e anche persone semplicemente ovviamente sospettate, e insieme è stato poi deputato da Mussolini e dalla struttura, complessa struttura del fascio, anche al luogo di, avevano proprio fatto una cappella, un luogo di memoria di quelli che invece all'opposto hanno ritenuti martiri fascisti. Poi è diventata casa Mazzotti. Quindi abbiamo realizzato questo video che sarà ovviamente messo sul sito del Comune, sul nostro sito del segretariato, un modo per ricordare la memoria che nasconde questo palazzo, e forse proprio che, per non dimenticare. Grazie. Grazie. Lia Finzi. Grazie a tutti per quello che fanno tutte le associazioni. Sentite bene? Mi sentite? Sì, vi sentiamo bene, grazie. Benissimo, ringrazio tutti per tutto quello che fanno, perché la memoria continui tutto l'anno, non soltanto il 27 gennaio. Vista la mia età, io sono una di quegli ultimi bambini ebrei che sono stati cacciati dalla scuola pubblica nel 1938. È per questo che sono d'accordo con il dottor Gianluigi Placella dell'Ampi, faccio anch'io parte dell'Ampi, ma anche dell'Iveser, dell'Istituto Storico, sul fatto che
l'assessora regionale Donazzan dovrebbe andarsene da quell'assessorato alla pubblica istruzione perché non ha mai ricordato cosa è successo nel 1938 quando ci cacciarono dalle scuole pubbliche. Solo questo volevo ricordare, perché sono d'accordo su quello che ha detto Antonio Beninati, il professor Beninati, sul lavoro che stiamo facendo e nelle scuole e anche su questa iniziativa particolare del Liceo Classico Marco Polo, dove faccio una testimonianza proprio su quel lontano 1938 e su quel banco vuoto che mi ha fatto lasciare il fascismo per le leggi razziali. Grazie e buon lavoro a tutti e grazie per il lavoro che tutti fate per ricordare la storia. Allora, grazie a tutti. E allora, io vi ricordo intanto che lo spettacolo al Teatro Goldoni del 27 gennaio è dedicato ai giovani e alle scuole e abbiamo già avuto l'adesione di 4-5 classi, quindi insomma... Questo ci fa molto piacere perché tutto questo lavoro sulla memoria, ovviamente lo diciamo sempre, è rivolto soprattutto ai giovani e alle nuove generazioni. E poi volevo ringraziare anche i servizi della progettazione educativa, il circuito cinema e le rete biblioteche di Venezia, che anche loro, come ogni anno, collaborano nell'arricchire il calendario di iniziative per il mese della memoria. Vi ricordo che domani ci sarà è stata convocata per domani dalla Presidente della Commissione Cultura Giorgia Fea del Comune di Venezia una commissione, la sesta commissione congiunta alla decima proprio sulla programmazione del giorno della memoria e insomma sarà un momento anche di confronto con i consiglieri comunali e ovviamente chi vorrà collegarsi ci sarà il link a disposizione. C'è Vera Mantengoli che è... Sì. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Io dopo appunto l'intervento dell'Ampi, di Placella e della signora Finzi che mi sembravano molto intensi, volevo chiedere se magari qualcuno dei relatori ha qualcosa da dire rispetto alla loro richiesta. E, ecco questo, grazie. Ci sono interventi? Se posso io, Presidente, a proposito di questo, solo per ribadire quello che... Solo per ribadire quello che come comunità ebraica abbiamo già detto nel momento opportuno, diciamo così, quando ci è stato chiesto di intervenire su questa vicenda. Noi abbiamo sottolineato la responsabilità che ha una persona che svolge un compito istituzionale e come tale la sua credibilità. Lo abbiamo detto, lo abbiamo ribadito, è chiaro che non sono tollerabili queste cose. Devo anche essere sincero, mi pare che di capire che la vicenda, se vogliamo, dal punto di vista politico, istituzionale, regionale, è concluso. Mi fa piacere che l'Ampi ribadisca, e chi con loro ovviamente, la richiesta di dimissioni. Temo che ormai la situazione si sia, tra virgolette, risolta dal punto di vista politico, istituzionale, non risolta dal punto di vista invece dei sentimenti o del danno o dell'offesa che è stata rivolta soltanto, come è stato detto dal dottor Piorcella, con una canzonetta che ha danneggiato
che storicamente è condannata. Tutto qua. Se posso aggiungo due parole brevemente, anch'io naturalmente condivido pienamente quello che... Non capisco chi sia... Cioè, Giovanni Sbordone. Sì, no, condivido pienamente quello che è stato detto, anche l'Ivesa si è già espresso su questa cosa, mi sembra chiaro che è una grave ombra sulla celebrazione del Giorno della Memoria in tutto il Veneto, che mentre le scuole di tutta la regione si preparano a celebrare, a commemorare questa ricorrenza, chi le rappresenta al più alto livello istituzionale esprima queste idee in aperta contraddizione, in qualche modo rischiano di fare risultare tutte queste celebrazioni vuota retorica, se possono, come dire, convivere queste due cose. Mi fermo qui, grazie. Mi collego, Giovanni, ringrazio proprio perché hai parlato tu per Iveser, ringrazio anche Marco Borghi perché per tanti anni insomma, ha fatto un lavoro impeccabile e con Iveser abbiamo collaborato con grande professionalità e con grande armonia, quindi lo ringrazio, non so se si è collegato, però insomma credo siano doverosi i ringraziamenti anche a Marco. Per quanto riguarda il Comune di Venezia, io ricordo l'impegno che insomma ogni anno portiamo avanti con grande cuore e credo che tutte queste iniziative e tutto quello che il Comune di Venezia, la città di Venezia, credo sia una delle città d'Italia più attive per il mese della memoria. Questo è sicuramente una grande testimonianza della sensibilità che questa città e anche questa amministrazione ha rispetto a questo, all'orrore di quei fatti. Ecco. Quindi io mi limito solo davvero a ricordare quanto stiamo facendo insieme e che porteremo avanti. Venezia sarà sempre in prima linea. E ci sono altre domande, ci sono interventi, altrimenti chiuderei qui la conferenza. Bene, allora grazie a tutti e insomma vi invito a seguire tutte le iniziative e ovviamente ai giornalisti chiedo di dare ampia diffusione. Grazie a tutti. Grazie a voi.